ecco il giro che ti ho detto. Ecco il sentiero, il mitico sentiero dei prigionieri oggi. Da solo perché prima pioveva, adesso non piove più. E che faccio? Mi faccio il sentiero dei prigionieri. Ah, c'è pure il cartello, ci hanno messo il cartello nuovo, adesso ci arrivo. Ecco. Il cartello di zona colpita da incendio, riserva naturale regionale per Salviano. Il proseguimento è per di là. Questo è il panorama, vedi tutto coperto, c'è anche la neve, ha rifatto la neve, tanto per non farci mancare niente. Ed ecco la Coop, tutti alla Coop ragazzi, figo. Specie a riscendere, se te sbagli, te ne vai dritto giù. Adrenalina. Da dove vengo? Sei un po' ancora meglio, migliori inquadrati, fiorellini tossi che riescono ad uscire fuori. Ecco. Semigiungla, fammi, questi sono troppo belli, questi sono troppo belli, questi sono troppo belli, è un omaggio. E adesso con il sole, dream, scelta, viola, lilla, come vi pare, bianchi, bianchi, scegliere ragazze, scegliere, anche un pizzico di giallo, non guasta. Se sta agli inizi della sua crescita, poi viene da come quelli, ancora di più. Questa ragazzi è il pezzo più tosto, ora se si sette a piedi. Notare la pendenza, notare la pendenza. Queste sono tipo orchidee di montagna? Cazzata? Non lo so. Ah ecco, se lei sa che fiori sono questi? Sai, sto riconosci. Sì, le Tipo orchidea. mammole, no, queste sono le mammole. Ah, le mammole, mammola, mammola. Sono Le mammole selvatiche, ho detto orchidee selvatiche. Le orchidee fra un po' ci sono, qualcosa ce n'è già, però ancora non è pieno. Bene, buona passeggiata. Grazie, pure a te. Mammole, allora, bene. Mammola. Mammola per te. Porta alle mammole, mammole da sogno. Dream mammole. Eccole, mammole tra le rocce, eh? Guarda, qua ce ne stanno parecchie di mammole. Dream mammola. Ecco qua. Siamo. Questa c'è sta sempre. Questa c'è sta sempre. Notare l'accoppiata. La e il. La quella più grande. Eccoli, ecco come crescono quelli che abbiamo visto solo all'inizio, solo all'inizio. Ahoi a te ancora di strada, ci siamo ancora sul versante Fucense, lì a quel traliccio c'è, si gira, questo ancora da fare, notare la pendenza e il mio fiatone, ah, ecco da qua si vede Antrosano al sole, va vicino perché merita, sopra c'è San Pietro, su quella collina. Dentro quella collina, dall'altra parte c'è Alba Fucens. Il velino è coperto, la magnola pure, se la pure dedicando, col vento che si sente e col freddo che fa. Vabbè, alla prossima. Mi tocca fare in salita. Adesso. Qualcuno l'ha aggiustato, qualcuno di mia conoscenza. Però più per scendere che per salire. Anche se a scendere è ancora più pericoloso, perché se te sbagli, vai arrivi dritto dritto laggiù. Parcheggio. Dritto dritto laggiù. Vai. Guarda lì, Cavento e Piatone. Eccolo in fondo Mariano. Qui siamo a traliccio. Adesso si gira e passo sul versante, sarà un po' del pone, dei piani palentini, sul versante palentino. Qua siamo, ecco. C'è un elicottero. Che è quello? Un pallone? Che roba è? Boh. Una sonda. C'è un elicottero che gira. Non capisco che cosa. Oh, sia quello. Non è un po' avvicinare. Qualcuno dirà l'ufo su Avezzano. I tonti. È una mongolfiera. Era aperta, era articolata da qua. È una mongolfiera. Ci mancava anche la mongolfiera. La vediamo dopo. Dall'altro lato. A volte ci vuole più avanti scendere. Visto dall'altro lato, quel panorama che si vede, stanno per uscire,
le foglie che stanno per uscire. Guarda che sta venendo più di mezzo qua, hanno dovuto rompere con la neve di quest'inverno. E queste sono le foglie, le foglioline fresche fresche, pronte ad uscire, quasi quasi me le mangio. Guarda che roba, tutti pronti ad uscire, tutti un sogno in nascere, un sogno in nascere. Guarda questo. Questo evidentemente c'è un'esposizione migliore, per le prime al sole, in quest'angolo, guarda, guarda. Da là lo becca prima. Va più tempo, perché questo è sporso verso est, il sole lì scende. E allora se lo becca tutto, capito? Capito? Come quel paese là, Antrosano, chiamato Antrosano, luogo sano, perché il sole è dove cade più, dove scende più tardi, perché ci sono davanti tutti i piani palentini. Geofisica, geofisica, la geologia, tutto verde novello, tutto novellame, novellame, tutte foglioline, tra un po' non ci si passerà più qua dentro, c'è anche il sole, finale, se si sente qualcosa, quelli sono i piani palentini. Berino e in fondo Lago Fucino, questa parte è meglio Valentini, ecco lì che si vedono le stesse gente, i ripetitori si tira intorno, adesso salgo là e riscendo per lo zig e zag, questo è il sentiero dei prigionieri, si capirà? Ciao ripetitori, eccomi! In fondo c'è Capistrello, non si vedrà che piove pure, la sponga. Si piove sempre, questi sono i famosi ripetitori, io li faccio sempre dall'altro lato, salgo dall'altro lato. E qua sopra sotto si vede Antrosano, Alba Fucina, Pellegrino, questo è quello che si vede un animale visto da sopra, ci sto proprio sopra, quello lì è Corcumello, fatto quell'attraversamento di quella spaccatura, c'è Corcumello, signori, con un po' di vento, una leggera brezza. Di Carlos, musica rollente, com'è? Carlos, ecco dall'altra parte, venivo da là, ho fatto il giro dei ripetitori della montagna, del Monte Cimarano, questo si chiama Monte Cimarano, che fa parte della Chiandina, del Massiccio, ma anche Massiccio del Saldiano, quell'altro non me lo ricordo, quello di in fondo è la Massicciana. Qua la mattina mi sembra conosci. Il tempo qua mi sa che tra un po' piove pure. Che scendo dritto in picchiata ad Avezzano. Saluto, ho incontrato un simpatico escursionista. Ecco, dall'altra parte ho fatto proprio il periplo dei ripetitori del Monte Cimarano. Che sa come si chiama quell'altra cima? Quale? Quella dopo, questa è Cimarano, quell'altra no. Sì, una è sempre dove sta il serbatoio di. E invece questa proprio qua che. Vabbè, ci aggiorneremo. Saluti. Dall'altra parte, Avezzano, Parco Nazionale, brutto tempo sul parco, Maiella, brutto tempo, Firenze, brutto tempo, Venino, brutto tempo, solo qua ci abbiamo un po' di sole. Ecco là i ripetitori, che è il giretto che ho raccapezzato, solo chiaramente perché chi c'è viene con me qua? Dall'altra parte, altro graniccio. Eccoci qua, che casino, sente qua il rumore del...
situazione qua? Pini? Sembra una vegetazione alpina. Tra un po' scendiamo alla curva delle castagne, sopra la curva delle castagne, famosa quando si facevano le cronoscalate, sembra che ancora le facciano. A livello nazionale salivano con i bolidi da corsa, adesso io scendo con il mio bolide, faccio una ripresina, se non mi faccio un volo, in scivolata sulla curva delle castagne. Eccola là, curva delle castagne. Arrivo! Da dove comincia il percorso podistico del Salviano. Siamo le macchine, tutti che riscendono dalla messa sicuramente. Ecco, tornante. E da qua c'è la cosa attrezzata per il percorso del Salviano. Come cavolo la chiamano? Percorso pedonale Monte Salviano. Percorso pedonale Monte Salviano. Eccolo qua. Voilà. Arrivo. Arrivederci nella riserva. Riserva naturale regionale Monte Salviano.